32 utenti, 21 donne e 11 uomini si sono rivolti a partire dallo scorso aprile al punto di ascolto antimobbing gestito da ANOLF e finanziato dalla Regione. Sono 66 i colloqui professionali scaturiti, 22 le consulenze psicologiche, 9 quelle del medico legale. Oggi in Regione i dati sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte fra gli altri l'assessore Rosolen, il vice sindaco Tonel, il presidente ANOLF regionale Faghi Elmi e Nadia Sollazzo, psicologa del punto di ascolto. È uno strumento di risposta in più ai lavoratori, di tutela della salute e della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e di risposta puntuale e precisa a quelle che sono situazioni che possono avere degli effetti importanti sulla vita delle singole persone. Analizzando nel dettaglio i dati emerge una serie di ulteriori considerazioni. L'identikit medio di chi si è rivolto al punto di ascolto inquadra una donna dai 40 anni in su, da ruolo impiegatizio e con contratto a tempo indeterminato. Spesso e volentieri, per quello che riguarda la concessione di alcuni strumenti, come possono essere i permessi, smart working o tutte le misure che in qualche modo favoriscono la vita di conciliazione. Molti degli uomini che si sono rivolti al punto di ascolto hanno sottoposto problematiche che partono da questioni collegate all'assistenza. È stato notato che anche agli uomini che partecipano più di un tempo alla vita di cura familiare vengono negate queste possibilità, ovvero la possibilità di godere delle ferie per contribuire alla gestione dei tempi di cura di vita lavoro. A volte chiaramente non parliamo solo di bambini, ma parliamo anche dei genitori. Inoltre, cresce anche il numero di donne accusate di mobbing per quel che attiene al settore pubblico, caratterizzato da un'importante presenza femminile.